Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria. Perché è stato trasferito a Pescara in terapia intensiva l'esercente contagiato a Chieti. Intanto risale il numero dei contagi in Abruzzo, 10 i nuovi casi emersi dai test più recenti, il dato più alto dallo scorso 29 maggio, giorno in cui si registrò il primo azzeramento. 7 dei nuovi pazienti riguardano il cluster creatosi a Chieti con il negoziante che ha contagiato alcuni familiari e contatti, generando una quindicina di casi. 23 i contagi negli ultimi 7 giorni, torna a salire il numero degli attualmente positivi. Sono 6 in più per un totale di 115. Dopo settimane senza pazienti gravi, dunque, risale anche il numero delle persone in terapia intensiva. Sono infatti 2. Non ci sono decessi recenti, il bilancio delle vittime è fermo a 470. E noi su questo argomento andiamo ad ascoltare le parole del professore Jacopo Vecchiet, primario della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, che abbiamo avuto ai nostri microfoni in diretta nel corso del TG6 delle ore 14. Noi ci eravamo visti qualche mese fa in pieno periodo di lockdown, sono passate tante settimane, fortunatamente ora la situazione è sicuramente diversa, però oggi c'è questo dato proprio della giornata di oggi di 10 positivi, il numero più alto dal mese di maggio fino proprio alla giornata di oggi al 23 luglio. Secondo lei, professor Vecchiet, perché questa salita così improvvisa di positivi? Ma in realtà direi che è la nuova fase di questa pandemia, che è caratterizzata da focolai che possono manifestarsi sul territorio con una numerosità che può variare. Ci sono 10 positivi ufficiali, ci sono però soprattutto a Chieti, in questo caso ne parlavamo anche prima, ne parleremo anche dopo, diverse persone in isolamento domiciliare. Si parla ovviamente di focolai molto circoscritti, però nella popolazione, nei residenti c'è un po' di preoccupazione. Secondo lei, professor Vecchiet, è una preoccupazione giustificata? Ma guardi, io direi di no, nel senso che il fatto stesso che siano stati già tracciati significa che abbiamo incominciato a conoscere molto meglio questa malattia, e quindi rispetto ad alcuni mesi fa in cui il virus poteva dilagare in maniera assolutamente indisturbata, al momento questo non avviene. I soggetti vengono valutati e studiati, nel senso che se hanno bisogno di cure vengono immediatamente indirizzati in ospedale, altrimenti vengono giustamente gestiti presso il loro domicilio. Mi diceva prima del collegamento, sarebbe giusto anche lanciare un messaggio che bisogna sicuramente essere attenti, bisogna essere previdenti, però non bisogna drammatizzare una situazione che drammatica non è, giusto professore? Ma direi che al momento non lo è, né in termini numerici né nelle condizioni di chi è stato eventualmente contagiato, o perlomeno in misura residuale. Io ripeto, quanto più noi siamo attenti all'utilizzo della mascherina, considerando che è un virus che si trasmette per via aerea, e siamo attenti al distanziamento, e quanto più possiamo vivere serenamente l'eventuale notizia che un locale che abbiamo frequentato ha riscontrato la presenza di un soggetto positivo. Ci eravamo visti, l'avevamo intervistata nel corso di un collegamento per il nostro telegiornale proprio nei giorni di marzo seguenti al lockdown. Da quel giorno ad oggi sono state portate avanti tante cure, tante terapie, utilizzo di antinfiammatori, antivirali. E questi farmaci, dottor Vecchiet, sembra che abbiano portato comunque risultati positivi, e così ci sono anche ulteriori novità degli ultimi giorni per l'utilizzo di altre terapie contro il Covid-19? Sì, direi che i risultati sono buoni. Al momento iniziano anche a uscire dei lavori che hanno quella potenza numerica per poterci confortare sulla opportunità di proseguire o no alcuni trattamenti. Direi che nello specifico quello che rimane in maniera selettiva un antivirale puro è il Remdesivir, rispetto agli altri che hanno un'attività immunomodulante. Cambiamo argomento adesso. 209 miliardi la somma che Conte ha strappato alla Commissione europea tra prestiti e risorse a fondo perduto. Ora
occorre presentare i progetti riguardo come li si intende spendere. Fino a 2 miliardi potrebbero arrivare in Abruzzo. Dal Recovery Fund risorse anche per l'Abruzzo. Dopo la trattativa più complicata della storia dell'Unione Europea, Conte è tornato da Bruxelles con un bottino di 209 miliardi tra prestiti e risorse a fondo perduto. Il fondo comprende la cifra record di 750 miliardi che dovrebbero essere distribuiti tra i vari paesi dell'Unione tra il 2021 e il 2023. Parla di vittoria l'onorevole Stefania Pezzopane. Nasce una nuova Europa con quella decisione, oggettivamente anche più scettici devono essersi ricreduti dai propri pregiudizi, nasce una nuova Europa, un'Europa più solidale e un'Europa in cui l'Italia finalmente fa asse forte con Francia e Germania e riesce a respingere l'attacco sovranista che avrebbe messo in grande difficoltà l'Italia. E Conte esce vincitore, bisognava evitare che l'Italia, il paese europeo più colpito dal Covid, subisse gli attacchi sovranisti di Olanda e dei paesi cosiddetti frugali, che frugali non sono per niente, e che volevano approfittare di una grave crisi italiana per colpire e guadagnare risorse per se stessi. Adesso il governo, con le regioni, con gli enti locali, con le categorie produttive, dovrà fare una rapidissima fase di ascolto per presentare a settembre all'Europa un progetto, un programma di utilizzo delle risorse. L'Europa ripartirà le risorse a seconda dei progetti presentati dai territori. I soldi infatti saranno vincolati a determinati investimenti. In Abruzzo potrebbero arrivare tra il 1,5 miliardi e i 2 miliardi di euro. La cifra precisa potrà essere fatta solo dopo che verranno individuati i canali di finanziamento e le prospettive anche generali che seguirà l'Europa e l'Italia per utilizzarle, però senz'altro potremo avere sul nostro territorio tra 1,5 miliardi e 2 miliardi, potrebbero anche essere di più se, ripeto, le scelte del governo premieranno e l'Europa consentirà di favorire determinate filiere di sviluppo. Se c'è la filiera ambientale, l'Abruzzo ha tantissime carte da giocarsi, sia per il mare sia per la montagna. Nelle ultime settimane lo scontro tra Marsilio e il governo è stato a dir poco aspro, con le regioni che hanno rappresentato l'opposizione più ostica a Roma. La Pezzopane non risparmia attacchi verso Marsilio. I soldi per fronteggiare l'emergenza, incalza la deputata, sarebbero dovuti essere spesi meglio. La regione Abruzzo si lamenta sempre con il governo, ma obiettivamente dovrebbe solo dire grazie al governo perché l'ha riempita, rimpinzata di soldi, che forse non sono stati spesi come andrebbe fatto. Basta marchette, basta clientelismi, basta regalie, grandi progetti, grandi strategie per uscire da questa impasse. Accordo raggiunto alla Tiberina Sangro di Atessa per il premio di risultato. I sindacati UILM e USB questa notte hanno annullato lo sciopero proclamato che ieri sera era stato di 8 ore per turno. Per gli oltre 500 dipendenti ci sono state risposte economiche e normative importanti sul salario, maggiorazioni di turno, ticket, inquadramento professionale e l'assunzione a tempo indeterminato di 30 lavoratori attualmente in staff leasing. Ritirato lo sciopero, la fornitura della componentistica per la Sevel e gli altri stabilimenti FCA è ripartita regolarmente. I lavoratori hanno sostenuto una vertenza non facile, dice la UILM in una nota ufficiale, e continueranno a far crescere lo stabilimento di Atessa. La USB aggiunge 1.000 euro di premio fisso e 500 variabili, aumento dei ticket restaurant a 7 euro, maggiorazioni pomeridiane al 27,5% e notturne al 60%, nonché la stabilizzazione dei precari sono i risultati di una trattativa per nulla scontata. E adesso apriamo la pagina in diretta, siamo a Villa Maier, a Fossa Cesia. Io do la buona serata a Stefano Recanati, che saluto e che ringrazio, con degli ospiti, perché questo, Stefano, è stato un pomeriggio dedicato ad un workshop in cui si è parlato prevalentemente
di trasporto ferroviario merci a livello nazionale, ma certamente anche a livello soprattutto regionale e abruzzese, e il ruolo che i territori, il nostro territorio in questo caso, ha all'interno di un sistema che è quello del trasporto su rotaia. A te Stefano. Sì, buonasera, buonasera Jacopo, buonasera ai telespettatori del TG6. Detto bene tu, siamo a Villa Maria a Fossa Cesia, dove da oggi si è aperto la 2 giorni dedicato alla Sangritana Cargo, con un primo workshop dedicato a questo trasporto su ferro, e abbiamo come ospite l'amministratore unico di Sangritana, Pasquale Di Nardo, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, a cui andiamo a chiedere subito. Da oggi parte questa 2 giorni, 2 giorni importante per parlare di trasporti di merci su ferro. L'Abruzzo è sempre più protagonista di questo. Sì, intanto grazie per l'invito. Abbiamo appena terminato un tavolo con illustri ospiti, dal direttore generale del Ministero dei Trasporti, il dottor Pruia, all'amministratore delegato di RFI Gentile, al presidente di Fercargo, che è l'associazione che riunisce tutte le imprese ferroviarie cargo private, al rappresentante di Astra, insomma, compreso un segretario nazionale come Tarlazzi della UIL Trasporti, per fare il punto sulla ripartenza dopo questo Covid, sulla necessità di trovare un momento di incontro per verificare quali sono le condizioni all'interno di questo comparto produttivo, e poi, perché no, chiaramente un riferimento a quella che è il nostro territorio, che è stata rappresentata per quella che sono le novità legislative dalla dottoressa Morgante, che ha illustrato anche la nuova legge regionale che contribuirà, nel momento in cui il Consiglio regionale attraverso la sua commissione di trasporti delibererà un regolamento attuativo, ci sarà la possibilità di un contributo regionale a tutti quelli che saranno vettori, e quindi sostanzialmente si consentirà un contributo a tutti coloro che trasferiranno una vezione dal trasporto, dalla gomma al ferro. L'assessore Campitelli, che è qui, che sì, è qui con poi me, diamo la parola, però volevo continuare un attimo con lei, perché allo studio di Sangritana anche un progetto sperimentale per una partnership con Ferrovie dello Stato, soprattutto anche alla luce di tanti problemi che ci sono e si spera si possano risolvere al più presto sulle autostrade, quindi il trasporto su ferro ha sempre più piede. Assolutamente sì, abbiamo accennato anche oggi, senza fare troppi, insomma, abbiamo iniziato a comunicare che siamo arrivati a buon punto all'interno di questo studio, che si tratta, lo abbiamo denominato Rola, cioè vale a dire la possibilità di superare anche quegli ingorghi e quegli imbuti che ci sono oggi e che registriamo sulle nostre autostrade, ma non solo ed esclusivamente per questo, ma anche per trasferire sul ferroviario quanto più possibile dalla gomma, quindi al trasporto cargo. Abbiamo avviato uno studio con Regione Abruzzo e RFI per poter immaginare, diciamo, dal termine di questa pausa estiva, una nuova relazione che possa accompagnare anche, perché no, fino a Bologna, questo trasporto di camion, di gomma, insomma. Ecco, prima di cedere la parola all'assessore Campitelli, domani altra giornata importante, perché a Paglieta ci sarà la presentazione di nuovi locomotori della Sangritana. Ecco, sempre più importanti questi mezzi, abbiamo già detto e lo ribadiamo ancora di più. Domani inaugureremo 2 nuovi locomotori che saranno destinati alla trazione di treni sempre all'interno dell'automotive, dello stabilimento di Melfi. Lo faremo per CFI, un'importante impresa ferroviaria italiana, la terza in Italia. Lo faremo, andranno i 2 locomotori a completare la nostra flotta di locomotori che saliranno a 6, e questo, insomma, è motivo per noi di orgoglio. Il investire vuol dire anche su questo territorio immaginare anche nuove e possibili
possibili opportunità di occupazione. Grazie allora all'amministratore unico di Sangritana Pasquale Di Nardo e Nicola Campitelli, assessore della regione Abruzzo, lei che è del territorio, ecco, il territorio del, qui di Fossa Cesia, di Lanciano e del circondario, che diventa sempre più importante per quanto riguarda, abbiamo detto, i mezzi di trasporto, soprattutto su ferro. C'è anche poi l'ammodernamento della stazione di Fossa Cesia. Assolutamente sì, innanzitutto io mi sento in dovere di fare i complimenti all'amministratore di Sangritana Pasquale Di Nardo, al presidente di TUA Gianfranco Giuliante, che insieme con un'ottima strategia e sinergia hanno fatto sì che oggi questo territorio riacquisti un ruolo baricentrico rispetto a un territorio, diciamo, quasi nazionale. Questa sera ci sono i player più importanti a livello nazionale del trasporto su ferro. Noi come Regione Abruzzo qualche settimana fa abbiamo approvato un piano delle infrastrutture strategiche e credo che lo sviluppo di una regione passi soprattutto in base allo sviluppo delle infrastrutture. Noi ci crediamo, lo stiamo dimostrando, anche perché abbiamo il dovere di in qualche modo ridurre quel gap che c'è tra la Regione Abruzzo e le altre regioni del nord a livello infrastrutturale, perché oggi tantissime aziende che stanno qui in questo territorio, nella nostra regione, hanno delle difficoltà nella logistica, hanno delle difficoltà nel trasporto merci, e noi dobbiamo essere bravi a superare questo gap, perlomeno arrivare alla pari delle altre regioni, soprattutto nel nord Italia. In questo piano infrastrutturale il messaggio della Regione Abruzzo è stato ben chiaro, quello di investire soprattutto nel trasporto ferroviario. Lo dicevo qualche giorno fa. Oggi abbiamo superato una crisi sanitaria molto importante e questo ci ha fatto dimenticare anche un attimino quella che è stata la grande crisi climatica in atto. Puntare sul ferro significa puntare su uno sviluppo sostenibile, quindi questa è la volontà della Regione Abruzzo, il programma, lo sviluppo sostenibile, che sappia coniugare bene, trovare, ecco, un giusto equilibrio tra le esigenze antropiche e la tutela del nostro pianeta. A te Jacopo per qualche considerazione da studio all'assessore Campitelli. Sì, innanzitutto do la buona serata all'assessore Campitelli, che giustamente parlava di investimento da parte della Regione Abruzzo nel trasporto ferroviario, però assessore, chiaramente questo è un discorso che non riguarda solo la regione, investe anche molto altro, è inevitabile, saltando adesso dal trasporto su ferro al trasporto su gomma, che, e non è la prima volta in questi ultimi mesi, l'Abruzzo si trova praticamente in una specie di imbuto autostradale che poi si cerca di compensare, ed è giusto che sia così magari dal punto di vista del ferro, però per la gomma ci sono ancora molti, molti problemi. L'assessore regionale che ne pensa? Non ho sentito tutto perché comunque c'è anche un po' di rumore sottofondo. Questi problemi però, che ci sono ancora per quanto riguarda il trasporto su gomma? Il trasporto su gomma, diciamo, abbiamo diverse problematiche. È chiaro che abbiamo una situazione lungo la 14 che è quasi imbarazzante. Il presidente Marsiglio in più occasioni, diciamo, ha sollecitato anche il ministro, l'attuale governo. Speriamo di risolvere al più presto questa problematica. È chiaro che noi paghiamo, come detto prima, a livello infrastrutturale un gap importante, sia a livello ferroviario, quindi su ferro, ma anche su gomma. Dobbiamo assolutamente rafforzare la dorsale adriatica, ma non solo con la gomma, ma anche con l'alta velocità, che purtroppo oggi non arriva, non passa qui in Abruzzo. Il lavoro da fare ce n'è tanto, c'è tanto lavoro. All'epoca, quando c'era il governo Salvini, io ho avuto più di una volta occasione di parlare con il vice ministro Rixi, che stava puntando tantissimo sull'alta velocità in Abruzzo, anche perché rafforzare la dorsale adriatica significa rafforzare non solo l'Abruzzo, ma tutto diciamo la costa adriatica fino giù alle Puglia.
Grazie mille all'assessore Nicola Campitelli, e da qui da Fossa Cesia è tutto. Questo workshop che continuerà, ricordiamo, domani a Paglieta con la presentazione di due nuovi locomotori da parte di Sangritana S.P.A. Quindi davvero tutto allora qui da Fossa Cesia. Jacopo, posso restituirvi la linea a voi. Grazie Stefano, grazie ovviamente ai tuoi ospiti. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché i pensionati di CGL, CISL e UIL hanno manifestato questa mattina nei pressi dell'assessorato alla sanità per chiedere una riforma del sistema partendo dall'abbattimento delle liste di attesa. Oggi c'è questa manifestazione unitaria nei pressi della sede dell'assessorato regionale alla sanità. Cosa chiedete? Siamo arrivati ad avere questa manifestazione unitaria come, ulteriore sollecitazione per arrivare a definire con l'assessorato alcuni temi importanti che vanno dalle liste di attesa, dalla sanità territoriale, una legge sulla non autosufficienza che non sia soltanto quella nazionale ma che abbia anche carattere regionale, la discussione, la ridefinizione della rete ospedaliera di cui si parla tanto e che comunque noi pensiamo non debba essere l'unico argomento sulla sanità, ma ci sono tanti altri problemi che vanno affrontati. Avete chiesto un incontro con l'assessore Verini? Certo che abbiamo chiesto, noi abbiamo mandato una lettera con richiesta di incontro il 24 di aprile, alla quale non è stata data nemmeno risposta, non solo non è stato fissato l'incontro, ma proprio non si sono degnati nemmeno di rispondere, ma è da tempo che noi abbiamo chiesto un confronto con la Regione sui vari temi di una piattaforma che abbiamo presentato, che loro conoscono, che ci sono cose vecchie e cose nuove da discutere, e quindi diciamo questo silenzio dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è una mancanza di rispetto per una cittadinanza che, come sono gli anziani, che hanno contribuito a costruire questo paese. Vorremmo delle risposte sui temi della non autosufficienza, sull'invecchiamento attivo, sulle liste di attesa che stanno diventando una criticità enorme per quel che ci riguarda. Vorremmo capire che cosa la Regione intende fare, come muoversi. So per, non per certo, per carità, ma sulle liste di attesa, che ormai siamo arrivati quasi a 24 mesi per avere una visita, credo che solo la ASL dell'1 dell'Aquila Avezzano Sulmona abbia ripreso con il programma per rimettere in programma le visite, ma altri ASL non abbiamo notizie. La Lega in provincia di Teramo amplia la sua presenza sul territorio con nove nuovi ingressi. Il Carroccio ha annunciato anche la nuova strutturazione regionale con la nascita dei dipartimenti. Il primo di questi è dedicato alla ricostruzione. Nuovi ingressi in provincia di Teramo nella Lega. Ieri pomeriggio all'hotel Abruzzi il Carroccio ha annunciato le nuove adesioni alla presenza del vice segretario nazionale Andrea Crippa, del segretario regionale Luigi Deramo, del commissario provinciale Gianfranco Giuliante e del capogruppo regionale Pietro Quaresimale. Entrano a far parte della squadra salviniana Luca Saputelli ed Elisa Marchiselli, consiglieri comunali a Cermignano, Maria Pia Di Furia e Micaela Savini, assessore e consigliere comunale a Notaresco, Massimo Ranalli, Guerino D'Agostino e Manfredo Cori, consiglieri comunali a Cellino Attanasio, Domenico Di Monte, assessore a Corropoli e Luca Di Girolamo, assessore a Campli. In più è stato ufficializzato il nome del candidato a sindaco per il centrodestra ad Isola del Gran Sasso. Si tratta dell'imprenditore Massimo Di Giancamillo. Tra le novità annunciate, la nascita dei dipartimenti regionali tematici che serviranno a rendere il partito più radicale sul territorio. Prima nomina in questo senso quella di Pietro Quaresimale, che si occuperà di ricostruzione post sisma con una particolare attenzione chiaramente alla realtà teramana e a quella aquilana. Nel corso della conferenza stampa non è mancata occasione per parlare delle prossime elezioni amministrative. Ad Avezzano abbiamo presentato con il nostro segretario federale Matteo Salvini il candidato sindaco che era e sarà il candidato sindaco della Lega, Tiziano Genovesi. Speriamo che su Tiziano Genovesi si coaguli tutto il centrodestra, altrimenti il candidato della Lega continuerà ad essere Tiziano Genovesi. A livello regionale, grazie al buon governo della Lega e degli alleati, abbiamo gestito la fase emergenziale
questi mesi, mi sembra che sia una regione che stia andando avanti, i cittadini apprezzano l'operato di Marsilio, della Giunta, del Consiglio regionale, quindi non mi sembra che ci sia niente da cambiare, da rivedere. Su Chieti c'è un candidato sindaco e ci aspettiamo che anche l'assessore di Chieti appoggi il candidato sindaco. A Castellalto, l'ormai ex assessore comunale all'ambiente Valentina Tini ha deciso di lasciare la coalizione dopo aver subito la revoca della delega da parte del sindaco Vincenzo Di Marco. La Tini denuncia pressioni su una scelta che dice avrebbe aumentato le tasse ai cittadini. Indebite pressioni è stato un termine che ho voluto utilizzare per lanciare un forte grido d'allarme politico e far comprendere al meglio l'amarezza che sto provando e la sofferenza di restare in questa situazione, in questa compagine amministrativa. Ovviamente non mi vado a collocare nell'opposizione, perché anche se rispetto i miei colleghi, io 4 anni fa non ho sposato il loro progetto, ho sposato un progetto che ad oggi si è rilevato fallimentare con la lista Insieme per Castellalto, perché dal momento in cui mi sono ho espresso la mia opinione su alcune scelte relative amministrative relative al territorio del comune di Castellalto, ho notato che da parte del sindaco c'è stato un atteggiamento di subordinazione. Sin da subito ho notato il suo atteggiamento di uomo solo al comando. Ha più interesse verso questioni sovraccomunali piuttosto che le necessità reali e locali del nostro territorio, perché basti pensare alle tutte le problematiche irrisolte sul territorio, sia a livello provinciale, vedasi l'annosa questione del ponte sul Vomano, vedasi l'attuale condizione pessima di tutte le strade provinciali del nostro territorio, e nonostante il suo impegno in provincia non vedo che il nostro comune ha sortito dei benefici, per poi passare alle competenze a livello comunale di opere ad oggi incompiute, quali la realizzazione del polifunzionale che ad oggi sarebbe già dovuta essere terminata, l'incompiuta pista ciclabile e fino ad arrivare anche agli alloggi popolari di Castellalto, diverse aree verdi nell'ambito del territorio che dovevano essere realizzate ad oggi non sono state ancora realizzate. Adesso parliamo di sport, calcio di Serie B. Domani sera match verità per il Pescara a Trapani, recuperati Zappa e Clemenza, mentre in forte dubbio Bettella, che partirà per la Sicilia ma non si è allenato né ieri né questa mattina. Tornano nella lista dei convocati Pavone, Melegoni e Campagnaro, in attacco Bocic, in calza Pucciarelli. E oggi è stata anche giornata di conferenza stampa per il tecnico biancazzurro Andrea Sottil, che si nasconde e dice è la gara della stagione. L'allenatore si mostra fiducioso sulla prestazione che fornirà la squadra, ma avverte dovremmo fare una prova oltre il normale. Mi è piaciuta la settimana e adesso è chiaro che si entra, a cominciare da domani, si entra nello spettacolo principale. Le prove sono finite e siamo tutti consapevoli che a cominciare io non guarderei tanto in là, ma mi concentrerei solo su domani, che è una partita sicuramente decisiva, dove però ci dobbiamo arrivare bene, vedete ragazzi, anche perché, come si dice, il troppo stroppia, troppo tesi, troppo carichi, si rischia un po' di andare fuori giri, quindi ci deve essere sempre un bel mix di lucidità e concentrazione. Io sono abituato a dove vado a lavorare, come quando giocavo mi attacco molto, anche se sono pochi giorni, ma questa non è una sviolinata, o io non sono abituato a fare sviolinate, non sono una persona molto diretta, però mi attacco. Per me indossare la casacca del Pescara è un onore, bisogna dare il massimo, e se non è bastato bisogna cercare di, io uso questo termine, di superarsi. Quindi ognuno di noi, a cominciare da me, deve fare il massimo di se stesso e anche di più. Secondo me è la partita più importante della stagione, perché è vero che giochiamo a Trapani contro una squadra sicuramente in salute. La squadra di Castori hanno una precisa identità, sono squadre che giocano un calcio ben preciso, un calcio di seconde palle, un calcio di verticalità, di grande intensità. Le sue squadre stanno bene fisicamente, si vede. Portano tanti uomini a saltare quando attaccano il cross,
Però è anche vero che anche loro hanno qualche problema, perché se no non avrebbero quella classifica. Quindi grandissimo rispetto, come sempre, di tutti gli avversari, che sia primo, che sia in zona di retrocessione, soprattutto di un allenatore che ha tanta esperienza alle spalle, che comunque ha ottenuto bei risultati, anche grandi risultati, è una squadra che gli assomiglia perfettamente e ho sensazioni positive. Io sono il primo, guai non fosse così, che l'allenatore ha qualche dubbio su come ottenere risultati. Io ne sono convinto, e questa convinzione spero e mi auguro di averla passata ai ragazzi. E chi va in campo deve cercare di andare oltre una prestazione normale. Cioè, oggi gli chiedo una prestazione oltre il normale, non basta più una prestazione normale. Questo è quello che io ho cercato di predicare dal primo giorno. E purtroppo cattiva notizia per il Pescara, perché sono state confermate le 3 giornate di squalifica per Galano. Così ha deciso la Corte Sportiva d'Appello Nazionale. Il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza proposto dalla società Delfino Pescara contro la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta a Galano, lo ricorderete, espulso nella partita di Venezia dello scorso 13 luglio, è stato respinto. Dunque Galano domani sera a Trapani sconterà la seconda delle 3 giornate di squalifica, e poi la terza la sconterà contro il Livorno per essere nuovamente a disposizione di Andrea Sottil per l'ultima giornata della stagione regolare al Marcantonio Bentegodi contro il Chievo Verona. E questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Così come vi ricordo che questa sera, a partire dalle 21, ci sarà il nostro approfondimento di ciclismo trasmissione ideata da Luciano Rabottini. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.